Oggi prepareremo tortino di patate Yolanda. Andiamo a vedere gli ingredienti. Avremo bisogno di 1 kg di patate scaldate, 150 g di mozzarella o formaggio filante, 100 g di pancetta o altro salume, 100 g di formaggio grattugiato e una dose di vellutata speziata che è nel mio video. Prepareremo una vera delizia, non ci resta che cominciare. Come vedete, io mi sono portata avanti con il lavoro e ho tagliato a dadini la mozzarella, a dadini piccoli e la pancetta, anche questa a dadini molto piccoli. Ci serviranno poi le patate molto fredde perché altrimenti non si tagliano bene e il parmigiano fatto già grattugiato. In più ci servirà una dose della mia vellutata. Vi lascio il link qui così potete andare a vedere il video e vedere com'è fatta questa vellutata che andremo ad adoperare per la nostra ricetta. Quindi basterà cliccare qui. Adesso andiamo a incominciare con la preparazione. Potete aiutarvi sia con il pelapatate che con il coltello. Quindi serviranno tutte e due per poter ripulire le patate. Non faremo altro che pelare le patate per ottenere delle patate belle lisce. Visto che le patate sono già molto asciutte, quindi molto fredde, si possono pelare tranquillamente con il pelapatate e rifinire con il coltello, così, eliminando tutte quelle parti che sono antiestetiche o comunque sporche, perché rimane sempre un po' di impurità nella patata. Faremo lo stesso per tutte le patate. Come sapete, le patate quando sono asciutte, quindi fredde, sono difficili da pulire e si sfaldano. Siccome ne serviranno delle fette belle precise, useremo il pelapatate o il coltello per pulirle. Ecco, continuiamo a pulire le patate e le ripuliamo da tutto. Una volta che avremo ottenuto tutte le nostre patate pulite, andremo a comporre il nostro piatto. Ecco, finito le patate, prendiamo una teglia, una bella teglia antiaderente e copriamo il fondo con la nostra crema. Metteremo nella nostra teglia una bella base di crema e su questa poi andremo a posare le patate. Stendiamo bene la crema su tutta la base, il fondo della nostra teglia. Ecco, così stendiamo tutto quanto e adesso andremo, dopo aver messo la crema, a sistemare le patate. Come vedete, le patate sono già pulite e fredde, come vi dicevo prima, e andremo a tagliare delle fette. Le fette più o meno di questo spessore, vedete? E le andremo ad adagiare sul fondo della nostra teglia, fetta dopo fetta. Ecco qui. La fetta deve essere su per giù di un mezzo centimetro, un po' più di mezzo centimetro, su per giù quella grandezza lì. E andiamo a tagliare tutte le fette un po' alla volta perché altrimenti rischiamo di romperle. Vedete, la fetta è più o meno un mezzo centimetro, un poco più di mezzo centimetro. Non vi preoccupate di essere precisi, l'importante è semplicemente avere queste fette che cerchiamo di non far rompere troppo, perché è importante che non siano tutte sbriciolate ma compatte. Ovviamente con dei piccoli pezzetti andate a coprire quei buchi che restano. Terminato il nostro strato di patate, procederemo con la stesura dei vari strati. In questo caso mettiamo un po' di crema sulle patate e facciamo uno strato proprio di crema. Cerchiamo di stenderla bene in modo che arrivi un po' in tutti i punti, ma non vi preoccupate se non siete precise perché tanto verranno vari strati. Fatto questo, procediamo con il parmigiano e facciamo una bella spolverata di parmigiano. Ecco, una bella spolverata di parmigiano e procediamo poi quindi. Continuiamo aggiungendo la mozzarella a dadini. Può essere formaggio filante o mozzarella, come vi ho detto. Non la riempite troppo perché ci saranno vari strati, altrimenti risulterà pesante. Per questo io adesso uso dei pezzettini anziché usare delle fettine.
perché altrimenti diventa un solo strato. E continuo con la pancetta. La stessa cosa vale per la pancetta. Ho fatto dei dadini piccoli e non esagero perché la pancetta è troppo forte come gusto. Però se adoperate il prosciutto cotto oppure il salame potete anche abbondare un po' in più, non fa niente, anzi è meglio perché hanno un gusto meno deciso. Fatto questo, continuiamo a tagliare le nostre patate. Mi raccomando, state attenti all'impurità. Tagliamo altre fette sempre con attenzione, più o meno sempre in quello spessore, e prepariamo un altro strato di patate. Come vedete sono belle sode, compatte, proprio perché sono state tagliate da fredde, altrimenti si sarebbero rotte e spappolate. Come vedete le fette, anche se sono più sottili, mantengono la loro forma. Quindi tagliamo le fette e continuiamo. Continuiamo quindi con i vari strati, rialternando di nuovo uno strato di patate, uno strato di crema, uno strato di parmigiano, uno strato di mozzarella e uno strato di pancetta. Come vedete rimetto di nuovo tutte le cose, velocizzo un po' per non farvi perdere troppo tempo. Ecco, facciamo un bello strato, ancora mozzarella, pancetta. E ricominciamo di nuovo con gli strati fino a che non avremo finito tutti gli ingredienti. Non fa niente se le fette, vi ho detto, non vengono proprio tutte uguali, bene o male, quella è la dimensione e lo spessore. Soprattutto l'importante è all'inizio e alla fine, all'interno non è importante. Terminiamo tutto il nostro strato e andiamo a mettere l'ultima parte della nostra crema. Mi raccomando, facciamo un generoso strato di crema, soprattutto perché la parte finale la crema scenderà un po' anche sotto. Una volta che avremo riempito tutti gli spazi e tutti i buchi, andremo a completare con la nostra mozzarella tagliata a dadini, l'ultima parte della pancetta e anche una bellissima spolverata di formaggio grattugiato. L'ultima parte, mi raccomando, non lesinate, abbondate. Ed ecco terminata la nostra teglia, pronta ad essere messa in forno. Vedete? Molto 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 saporita. Adesso andremo a metterla in forno a 180 gradi per una quindicina di minuti. Siccome mi erano avanzati un po' degli ingredienti, ho pensato di preparare anche una piccola cocottina per farvi vedere che si può preparare anche in monoporzione, vedete? Semplicemente mettendo lo stesso modo gli ingredienti così a strati, otterrete anche delle monoporzioni che sono anche simpatiche così da presentare e lasciare direttamente nella loro forma. Adesso andremo a mettere tutto in forno. Come vedete a 180 gradi sopra e sotto. Io ho messo sopra e sotto ventilato e 180 gradi circa. Infiliamo il tutto nel nostro forno. E lasciamo cuocere per una decina di minuti. Vi faccio vedere che cosa ne è venuto fuori. Verso i 10 minuti, ecco questo è il risultato che abbiamo del nostro sformato. Ho aggiunto anche la cocottina qualche minuto dopo perché ci vuole meno tempo per cuocerla. Lasciamola ancora in forno e dopo 15 minuti, vedete, 15 minuti. Questo è il risultato, il nostro sfornato è pronto. Ovviamente questi sono i tempi con il mio forno, voi regolatevi più o meno con la cottura del vostro forno. Ho messo 180 gradi, 15 minuti circa. Adesso vi faccio vedere come è venuto questo e anche lo sfornatino, ecco qui, e vi faccio vedere da vicino come è venuto, così vi potrete poi regolare, vedete, del colore che deve più o meno assumere alla fine della cottura. Mamma mia quanto è buono, è bello, sì, molto carino da vedere anche nella monoporzione, ma soprattutto vi assicuro che sono squisiti, proprio buonissimi da mangiare, una goduria, con o senza i salumi. Anche questa è una cosa che volevo precisare, vedete quel bello strato di formaggio e mozzarella che si è creato. Ecco, anche qui ci sono meno salumi perché appunto mi era rimasto pochissimo impasto di salume. Però questo è il risultato ed è davvero strepitoso.
buonissimo, non ci resta che mangiarlo. Vi faccio vedere anche la fetta finale. Guardate quanto è bella, bella, succosa, cremosa, morbidissima e saporitissima. Veramente un risultato spettacolare. Una volta che lo avrete assaggiato, non lo lascerete più. L'unica cosa che mio marito mi ripete, ma non si può fare più spesso. Mangerebbe soltanto questo. Però in realtà cerchiamo di variare un po' anche la nostra cucina. Però vi assicuro che è veramente delizioso da assaggiare, semplicissimo da fare e molto molto veloce. È anche soprattutto molto economico. Vi faccio vedere anche l'immagine, perché avevo scattato una foto tempo fa, della stessa ricetta, però con l'aggiunta dei peperoni. Peperoni saltati in padella, semplicemente cotti un po' con il sale e l'olio e montati con il nostro impasto. Guardate che squisitezza, non ci resta che assaggiarla. Chi lo fa lo sforzo? Ovviamente io. Ok, votati al sacrificio, comincio io. Mamma che buona. Guardate come fila, fantastica. Ha un colore, un profumo, che cosa non riesco a dire. Buonissimo, mamma mia. Fantastica, squisita da assaggiare, veramente deliziosa. È buona buona. E poi questa cremina che si fa col formaggio, con la crema. Aspettate che prendo un altro pochino. Ecco, attenzione che scotta. Ecco, mi casca tutto. Buona, buona veramente. Poi adoro questa crema che si fa. Mamma mia. Buonissima, buonissima. Squisita, veramente saporita. Mi piace proprio tanto. È venuta proprio buona. E la parte più buona è proprio questa parte della crema che si mischia con il formaggio. Guardate qui che bella questa... questa crosticina che si crea, fantastica. La mangerei tutta in un secondo, buonissima. Peccato che scotta. Però è buona da mangiare, sia calda che fredda. Vedete? Bella, vero? Squisita. Non si può buttare, giustamente non si butta. Che ve lo dico a fare, buonissima. Squisita. Spero vi sia piaciuta. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Fermi tutti, vi volevo precisare una cosa. Ho tentato di dirvelo mentre mangiavo, ma ero troppo presa dall'estesi della situazione. Questa preparazione può essere fatta anche il giorno prima per il giorno dopo e può essere lasciata a mezza cottura e poi terminata nel momento in cui serve. Un'altra cosa che vi volevo dire è che dentro ci potete mettere qualsiasi tipo di condimento, qualsiasi tipo di verdura o di imbottitura come salumi diversi, prosciutto, formaggio, quello che vi trovate in casa. È molto molto economica, si fa veramente in pochissimo tempo. Vi ricordo di andare a vedere il link che vi rimanda alla farcitura della crema della vellutata, perché si fa veramente in pochissimo tempo ed è molto molto versatile. Queste dosi che vi ho dato possono essere utili sia per un piatto completo, un piatto unico per due persone, o altrimenti come contorno per quattro persone. Ovviamente a seconda di quello che mettete potete usarlo come piatto unico o come contorno, o anche a seconda della fame, perché una volta che l'avete assaggiato vi assicuro è talmente buono che ne vorrete sempre di più. Quindi di solito noi con queste dosi ne mangiamo in due, non riusciamo a farlo per quattro persone, quindi devo farne a vagonate per mangiarle con tante persone. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima video ricetta e vi auguro buon appetito. Ciao ciao!